Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video, buona domenica a tutti, io sono Akira e bentornati per chi appunto è un frequentatore sul mio canale, benvenuti per te che sei nuovo, c'è un tasto iscriviti qui sotto se ti piacciono i contenuti che in generale faccio, io parlo di Magic the Gathering a Luna e poi in verità ad altri orari in altri giorni anche di altro, ma insomma, tra l'altro, quest'oggi c'è una bellissima intervista di Italian Players con Jessica Armanetti, una mia vecchia amica, adesso conduttrice di Crossover Universo Nerd. Quindi vi consiglio assolutamente di andarla a vedere. È il mio podcast, il podcast di Akira, che adesso tra poco arriverà anche in audio, effettivamente come un vero podcast, e sarà appunto sempre a cadenza settimanale. Oggi, dicevo, parliamo di Magic. Dobbiamo evidentemente parlare di una cosa, cioè ovviamente che ci sono due eroi nazionali che sono Luca Magni ed Andrea Mengucci. Parlavo prima di Italian Players, entrambi sono stati intervistati al mio podcast e oggi si giocano la top 8 dello Zendikar Rising Championship. Questo è Andrea, questo è Luca Magni e daje, 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 insieme a Brad Nelson, Gabriel Nassif, Adon Burchett, Merkel che non conosco, così in verità l'ho sentito, Thomas Pocorni e Bradley Barclay. Tra l'altro qui mettono qui sotto le loro liste historic, lo Zendikar Rising Championship è stato in verità sia historic che standard. Non ho, credo che la top 8 effettivamente forse si giocherà historic, ma non lo so, forse in verità si giocherà standard, ma come potete vedere, ed è quello di cui voglio parlarvi adesso, il meta di historic, contrariamente a quanto io pensavo, speravo, bla 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 bla, è davvero molto molto polarizzato. Four color midrange e sul time midrange sono stati i deck assolutamente più giocati. Andiamocelo a vedere, ok? Ce lo andiamo a vedere insieme. Poi parliamo un po' di economia di Magic, visto e considerato che è tantissimo e non vi do qualche, come si dice, qualche consiglio sull'economia di MTG online. Come potete vedere, sì, la top 8 si giocherà in Historic, quindi avevo ragione. Giustamente, questo è il mese di Historic. La prossima settimana ci facciamo l'Arena Open. Non vi perdete lo stream, ovviamente. Ci sarà sabato il Bo 1 e domenica, incrociamo le dita, il Bo 3. E la settimana dopo ancora il Mythic Championship Qualifier per provare anche io a giocare insieme a questi grandissimi campioni, Luca Magni, Andrea Mengucci. Daje, 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 raga. Daje, daje, daje. Allora, dicevamo il meta. Raga, il meta, il meta. Qui non lo descrive, vero? The One Historic. Questi sono gli standings. Purtroppo non ci fa vedere tutti i deck perché il torneo non è ancora finito. Peccato perché, ragazzi, vabbè, lo possiamo più o meno vedere. Questo è il meta. I primi sono Historic, il secondo sono standard. Quindi tranquillamente andiamo a vedere quali sono questi deck. Goblins, Bant Control. Ma sì, ma questi non sono in ordine di chi è arrivato. Rank. Questo è il day one. Top 8 historic. E poi a seguire tutte le liste. Perfetto, ce li leggiamo così, che quindi ha senso. Quindi questi sono i migliori record: 13-2, 12-3, 11-4. Con 11-4 un po' si sono qualificati. A parte qualcuno che chiaramente aveva dei tiebreak bassi. Tra questi, insomma, c'è Depra, Straschi e Andrea ce l'aveva migliori taglie. Dicevamo, Goblin sul time midrange, Azorius Control sul time midrange, Four color mid, Four color mid, Four color mid, Four color mid, Giant Sacrifice, Four color mid. Tra l'altro c'era uno Giant Sacrifice in top 8, ma non c'è qui. L'abbiamo appena visto insieme. Thomas Pocorni, Giant Sacrifice. Thomas Pocorni, Four color midrange. Ok. Nissa, Narset. Mi sembra sul time, in verità. Non. Ah, però. Ok, non gioca il. Forse lo giocherà inside Yasharn. Gioca 3. Gioca Mito di Netroi. Ma qui sul tweet di Magic Esports c'è un errore. Non gioca Giant Sacrifice. Quindi è un altro che si aggiunge alla lista. Giant Sacrifice, Four Color Mid. Giant Sacrifice. Effettivamente qualcuno c'è. Giant Food, in verità. Più
più che chiamarlo Giant Sacrifice, non so perché si chiama Giant Sacrifice. Ecco, questo è un Giant Sacrifice con Collect & Company, quello di Paolo Vitor d'Amor da Rosa, è Giant Sacrifice, ma questo di Straschi è Giant Food. Una Chandra, Corvold, Cauldron Familiar, Fatal Push, to Seeds e ovviamente Witch Oven e Trial of Cramps. Rakdos Sacrifice che era molto molto rappresentato, ma guardate, c'è un Goblin qui con Team One, Giant Sacrifice, Zorosaurus, Goblins, Rakdos Sacrifice, Giant Sacrifice, Four Color Midrange, Rakdos Sacrifice, Giant Sacrifice, Giant Sacrifice, Four Color Midrange, Four Color Midrange, Four Color... Sul TIE Paradox Engine di K-Bad, che vorrei proprio capire nella porzione storica com'è andata, perché mi piace moltissimo questo deck, dategli un'occhiata. Scomba con Emry Paradox Engine e poi basta una tra Chromatic Sphere e Mindstone al cimitero per fare mana infinito e pescare tutto il mazzo, poi fare un po' di Jace, perché fai un Jace, te lo counterano, fai Tamio, lo riprendi, lo rifai, tanto hai mana infinito e così via. Il mana infinito lo puoi fare anche con due mox senza pescare, quindi non muori mai. È molto carino questo mazzo, sinceramente. Devo capire nella porzione storica come sta messo dal Tier 1, perché appunto For Color Midrange è talmente tanto forte. Tra l'altro For Color Midrange ti impedisce di saccarti la Mindstone o la Chromatic Sphere, quindi ti interessa, cioè Yasharn blocca anche questo mazzo combo, peccato. Dimir Control, William Jensen, sempre uno che comunque cerca di giocare un mazzo diverso, Four Color Mid, insomma, quello che vi volevo dire, raga, che l'ho guardato bene, questa lista di giocatori, questa lista di mazzi, è che contrariamente a quelle che erano le mie aspettative, le mie speranze, le mie incrocio le dita, le mie che bello che è Historic, che bello il formato più bello, il formato più aperto, non è vero. Purtroppo non è vero, c'è un evidente mazzo più forte. Mi dispiace, cioè io ho fatto le mie incursioni, ho provato Bant, continuo a provare a giocare Neoform, cioè un solo giocatore che ha portato Neoform, un solo giocatore. E il mazzo più forte è ovviamente For Color Mid o sul Time Mid. E qual è il problema di questo mazzo? Il problema di questo mazzo è che non ha effettivamente davvero un brutto matchup. Cioè secondo me ha un brutto matchup contro Godfero Gift, ma manco poi troppissimo, perché Yasharn un'altra volta ferma anche Godfero Gift, o almeno lo ferma quando non lo fai dalla mano. Poi effettivamente se lo fai dalla mano ci vuole un mito di Netroi. Nessuno ha portato Godfero Gift, nessuno, e in un formato così ampio con tutte queste carte eccetera, vedere tutti i pro che provano a romperlo con un mazzo solo è come al solito un po' è un po' un dispiacere. Poi chiaramente le liste sono tutte diverse, c'è chi si è settato meglio contro il Mirror, che si è settato meglio contro Aggro eccetera, però proprio la non rappresentazione di Aggro, ecco, questo è la non rappresentazione di Aggro, è un peccato, un vero e proprio peccato, perché per esempio secondo me For Color Mid non avrebbe un bel matchup se ti presentano sempre una bella creatura aggressiva condita da un'altra bella creatura aggressiva, magari condita da un The Great Engine a cui hai poche risposte, a parte che in verità purtroppo è verde, quindi c'è Ethergust, un mono black che sfugge Ethergust che sia un po' aggressivo, ma la verità è che è tutto un grande no. Le carte migliori dell'Historic si radunano in quel mazzo lì, si radunano perfettamente, e quindi io oggi sto per dirlo, e lo so che non mi avreste voluto sentirlo dire, ma è così, è molto probabile se non sicuro che Uro sia un problema per Historic, mentre in Modern il gigante riesce a essere gestito da mazzi che effettivamente corrono di più, da mazzi che comunque hanno risposte più cheap, più difficili da girare intorno, alcuni che le giocano main deck di qua e di là, e non si riesce a fare lo stesso per quanto riguarda For Color Mid in Historic, e per quanto riguarda in generale Uro, cioè mi sembra evidente che Uro sia davvero davvero troppo forte, cioè la rappresentazione qui di quel mazzo nelle sue due versioni, una con tre colori, una con quattro colori, è veramente troppo, ce ne sono troppi e non si eita.
Non è che io vi ho portato Banta, dico no, ma Banta sta sopra. Quello è più forte. Quello è più forte di tutto, di tutti. Si gioca meglio contro il metagame, gioca meglio contro tutti. Cioè, i pochi matti che hanno portato qualcosa di strano sono relegati in pagina 4 di questo report, ok? Quindi c'è Horse of Yorion, che sta qua. Ora, attenzione, questo è importante, vedere i risultati aggregati è un po' sbagliato, è un po' sbagliato. Forse qui ci fa vedere solo la porzione historic, non lo so, dei due historic... Forse questi sono i mazzi che hanno fatto meglio in historic. Non credo onestamente. Questi sono i pairings. E con Brad Barclay, con il suo Azorius Control, effettivamente un po' li ha, insomma, sorpresi. Però rimane for color midrange, sul tie midrange, for color mid, for color sul tie for color. Poi c'è Goblins, che ha un suo posto nel metagame. Per carità, ce l'ha. Pochino ce l'ha, e poi c'è Jan Sacrifice, che ripeto, nelle mani di Paolo Vitor da Roma è Jan Sacrifice, però solitamente Jan Food. E Rakdos effettivamente ha una grandissima rappresentazione al torneo, è un mazzo molto molto forte, non c'è dubbio, un mazzo che gli presentano gli Asharn e muore, cioè nel senso proprio muore, perché e soprattutto anche Gabbia è molto più pericolosa qui che contro Jan Food gioca molto bene contro Gabbia. Però la cosa spiacevole, ripeto, di tutto questo è che comunque il formato non è un formato open come io mi aspettavo, non è un formato dove provare le cose ha senso, non è un formato dove in generale tu puoi inventarti mazzi, non è un formato con delle aperture tra virgolette dove uno si infila, cioè vedi che il mazzo più rappresentato è for color mid, dici io voglio giocare contro quel mazzo lì, e che giochi? Ditemelo voi. Qual è il mazzo che ha un buon matchup contro Four Color Mid? Buono. Cioè che voi vi sentite dire, vabbè, io le vinco le partite contro Four Color. Qual è? Non lo so, secondo me quasi non c'è, ve lo dico, quasi non c'è. E questa cosa è, secondo me, poco accettabile. Probabilmente ci vuole un aggiustamento all'interno del formato. Cioè, il ritorno di BTE, comunque, Burning Tree Emissary, non è riuscito a far funzionare gli aggro, che sono inesistenti, perché tra Gatto Forno e Uro... Chi è che gioca aggro? Chi è quel matto che gioca aggro? Dici no, ma c'è Embercleave, Gatto Forno. Cioè, male, giocare aggro è molto difficile. E nulla da fare. Ci vuole sicuramente un correttivo. Skyglaive Apparition è una carta, per esempio, che in questo formato non ha avuto l'impatto sperato per riportare sul bianco. Non gioca nessuno bianco, fondamentalmente. Non... Dici, in For Color Mid si gioca, sì, per Yasharn tre copie, manco una carta The Side si gioca. Quindi, non lo so, cioè, è chiaro che la carta per reitare quel mazzo è Narset, però, cioè, la levano con Eliminate, non lo so, non ho bei feelings e lo devo andare a giocare le prossime settimane in maniera competitive, sono un po' dispiaciuto, e questo ve lo volevo dire. Va bene, passiamo un po' di economia. Come sapete, io per quanto riguarda l'economia di Magic mi riferisco solo ed esclusivamente all'economia di Magic Online, delle carte online. È un discorso che io ho fatto tra l'altro in stream qualche giorno fa. Non mi riferisco a carte che non siano, che siano fisiche, mi riferisco solo ed esclusivamente a carte online. Allora, ci sono alcune cose che vi volevo dire in questo senso, ma veramente qualche minuto. Omnat, adesso è il momento di comprare Omnat, perché come potete vedere è partito a 70, era a 35, poi è cominciato a scendere fino ai massimi, ai minimi storici, e adesso piano piano sta risalendo. Ragazzi, questa risalita qui, la risalita di Omnat, non sarà una risalita alla Uro, perché se andiamo a vedere Uro ha avuto lo stesso identico impatto, cioè nel senso
Era partito in verità basso, 29, poi è andato 54. Se noi riduciamo l'esposizione di Uro, almeno inizialmente, poi è risalito e poi è risceso, risceso, risceso per risalire. Poi ha avuto però delle oscillazioni, ma questo è molto più tempo rispetto a Omnat, no? Perché qui è gennaio, febbraio, marzo, siamo già arrivati ad aprile, sono 4 mesi, mentre Omnat è uscito a settembre. Ma comunque, come potete vedere, sale sempre molto, poi riscende per risalire, riscende per risalire. Ragazzi, Omnat è evidentemente uno staple del Modern, che è il formato più giocato su MTGO. Se andiamo ad analizzare il metagame Modern, lo vediamo. Uro Omnat è il mazzo più rappresentato, il mazzo più forte, il mazzo che comunque ha i migliori risultati negli ultimi mesi, quindi senza dubbio il mazzo da battere. Elliot Company è il secondo, considerate questo, non si sa perché non torna indietro, e quindi è evidente secondo me che per quanto riguarda appunto Omnat, vedete che salirà sicuramente. Ma qui perché non siamo, non c'è più Omnat? No, non era tra queste, però, se non sbaglio, forse. Io l'ho visto, scusate, ho avuto, insomma, per quanto riguarda i più grandi, le carte che salgono di più, Scourge of the Skyglaives c'ha una, ecco, contrariamente a Omnat, che era partito super hypato, poi è sceso, eccetera, questa carta sta solo salendo, adesso è arrivato a 20 ticks. Questa è la versione promozionale, non so perché mi fa vedere la versione promozionale, Scourge of the Skyglaives, eccola qui, promo, mamma mia, oh, che pizza, è arrivata a 29 la versione normale. Vedete come la versione normale invece ha avuto delle oscillazioni diverse, però sale, scende perché il metagame si assesta, la gente tira fuori gli Aurox Champion, ma adesso è a 29 ticks. Non penso che questa carta, questa è un'altra carta che è destinata a restare nel metagame Modern, quindi è un'altra carta che dovete attenzionare con le vostre, con i vostri investimenti. Adesso onestamente mi sembra che sia il caso di vendere, e comunque può scendere di più, tenerla a 30 mi sembra un pochino pericoloso. Eccolo qua, comunque Omnat prima non si sa perché non si vedeva Movers and Shakers, vabbè, perché erano in standard, vabbè. Per quanto riguarda tutte le carte, diciamo che nell'ultima settimana c'è un risalire di Seasoned Pyromancer, che era veramente andato incredibilmente giù, nonostante stesse a 66, una carta incredibile di Modern Horizon, era tornato a 30, io non me ne sono neanche accorto, se no li avrei venduti, era ritornato a 73. Deve essere successo qualcosa, ci deve essere stato un mazzo che ha fatto creare questo spike, quindi se li avete vendeteli, perché secondo me il prezzo di questa carta è alto, ma non è più di 40. Come potete vedere, noi lo possiamo anche vedere tutta la sua, insomma, chi l'ha comprato all'inizio a 8 è stato molto intelligente, chi ha seguito i miei consigli, che li ha comprati qui quando io le ho consigliato di comprarli, per esempio. Poi è salito fino a vette mai raggiunte e continua a fare questi spike. Questa è una carta su cui si possono fare un po' di soldi online, onestamente, si possono fare un po' di soldi. Ah, a proposito di soldi, scusate, vi voglio chiedere scusa per ieri, perché ho fatto vedere le banconote. Non lo so, ce le avevo qui perché me le ha ridate mio papà per una cena fuori che avevamo fatto, e vabbè, non penso, non lo so, chiedo scusa per aver fatto vedere delle banconote in un video YouTube vicino a delle carte di Magic. Era per rafforzare il concetto, mi sembrava una cosa scenica. No, nessuno mi ha detto niente, metto le mani avanti perché mi sembra forse irrispettoso, la mia sensibilità sarà troppo alta. Non lo so. Insomma, quindi Seasoned Pyromancer è sicuramente la carta che nell'ultima settimana ha avuto gli spike e i down più incredibili, e poi si parla solo online di Opposition Agent, che comunque è stata ipata a 60, quindi troppissimo, scesa subito, però le liste di Legacy hanno cominciato ad utilizzarlo, quindi al di là del Commander, le liste di Legacy, io ho visto qualche lista Legacy con Opposition Agent, l'ho visto anche in Vintage, altra carta che sicuramente è qui per rimanere.
tutto il pacchetto equipaggiamenti è salito tantissimo, perché su Magic Online uno dei mazzi che si pare che contro Uro Omnath giochi bene è insomma il mazzo artefattoso, il mazzo con gli equipaggiamenti, che ha fatto salire quindi tutti questi. Tra l'altro io questi ce li dovrei avere, se stanno a 12 veramente me li vendo subito, perché erano carte davvero davvero da pochissimo. Per quanto riguarda i tornei, non credo che, ecco qua, Modern Champs, c'è stato il Modern Champs, invece no, dobbiamo fare i complimenti a Gerardo Delia, Uro Omnath, che sicuramente verrà sul canale, già mi sono messo d'accordo per farci un video e presentarci la sua versione di Uro Omnath, che è una versione straordinariamente efficace, che lui gioca da tantissimo tempo, gioca solo questo mazzo quasi nel formato e ha avuto un grande successo, è riuscito ad arrivare secondo al Modern Champs, che non so se hanno splittato la prima posizione, qui non si sa nulla. È arrivato primo comunque questo giocatore con Goblins, che effettivamente un mazzo che era uscito fuori dai radar di tutti, ma che è ancora pericoloso, secondo me è ancora pericoloso. Interessante notare come Rakdos Death Shadow sia molto rappresentato e come in questo torneo qui abbiano fallito o quasi tutti i giocatori di Elliot Company. Molto strana questa cosa qui, perché Elliot Company è proprio il predatore principale di Rakdos Death Shadow, che è un mazzo che appunto gioca solo carte rosso e nere, e quello gli gioca la... A proposito, io non vi sto facendo vedere, state guardando me, dicevo, ecco qua quanti Rakdos Death Shadow ci sono. Dico che è un giocatore che è un mazzo che comunque muore da la carta Aureo Champion, che viene giocata in quel mazzo, quindi in... Oddio, oggi non mi escono le parole. In Elliot Company, anche di main, noi l'abbiamo vista in live l'altro giorno quando ho provato a fare il preliminary modern e ho preso un sacco di beep. Ok ragazzi, direi grazie per aver guardato, grazie per i commenti al video di ieri. Quindi se tutto va come deve andare, come ho previsto, come spero, questo è l'ultimo video di domenica che facciamo a luna. Cerchiamo di ridurre i contenuti per ridurre un minimo lo stress, ma mantenere assolutamente alto l'entusiasmo. Quindi, detto questo, c'è un nuovo abbonato, che è un giocatore che gioca con me al Wi-Fi, che giocava con me al Wi-Fi, finirà sta pandemia, finirà, che è Daniel Suffer. Grazie mille per esserti abbonato qua su YouTube, grazie mille per il supporto al mio lavoro, grazie mille per il supporto al canale. Ci vediamo domani a luna. Giochiamo Jund di Ray Duke in Modern, lo stesso che abbiamo giocato, ma lo giochiamo in una lega, speriamo di non incontrare tutti gli Elliot Company del preliminary, e poi la prossima settimana, un'altra settimana, e ci avviciniamo verso l'Arena Open, proviamo a studiarci sto bot 3 dell'Arena Open e vedere che cosa ne esce fuori. Grazie mille a tutti.